Allora, un libro di naufragi, sui naufragi, ed è il XX secolo. Mi hanno chiesto perché. Beh, innanzitutto il naufragio è qualcosa che affascina come avvenimento, come tutte le disgrazie, come tutti i catastrofi. Quando poi sono in mare, c'è anche la parte scenografica. Infatti, anche nell'arte, quando smettono di rappresentare soltanto immagini religiose, cominciano a dipingere le tempeste e inevitabilmente il naufragio. Il naufragio se ne occupa anche la letteratura, da Omero a Shakespeare. E forse è questo che affascina per il naufragio. E un altro motivo per cui affascina è che ci si chiede cosa avremmo fatto noi. È un modo di fare un'esperienza, non fare esperienza diretta, che non lo fa nessuno ovviamente, ma sapere come, cosa è successo, cosa avrei fatto io se mi fossi trovato in quel momento. E questo penso che sia una spinta a studiare il naufragio, come, perché vengono e come avvengono, e come evitarli soprattutto. Quello che è curioso in questa raccolta di naufragi che ho fatto è il ripetersi continuamente delle stesse situazioni, come se il naufragio precedente non avesse insegnato niente a nessuno. Un dato inquietante è che ogni giorno affondano 6 navi nel mondo. 6 navi. Allora, se lo paragoniamo a quello che succede in automobile, fa ridere, meno per quelli che si trovano su quelle 6 navi. Però se lo paragoniamo a quanto cosa succede con gli aerei, è inquietante. Se cadessero 6 aerei al giorno, nessuno volerebbe più. Quindi è la cosa da vista sotto questo altro aspetto. C'è un altro dato che è ancora più inquietante, è che tutti quanti avete qualche traghetto, sicuramente. I traghetti ci sono sempre stati, anche ai tempi della leva. Con il dopoguerra, con il diffondersi degli automobili, il caricare le automobili a bordo era una cosa molto complessa, che bisognava la gru sollevarla, mettere giù, il marinaio dovevano fermarla. E hanno inventato la nave roll-on, roll-off, che sarebbe le navi quelle che normalmente si sono inventate. Cos'è la nave roll-on, roll-off? Come dice il suo termine, entra-esce, si può tradurre così. Sono navi che hanno fatto un grande portello a poppa e un portello a prua e hanno tolto in mezzo tutti i compartimenti stagni. In realtà non li hanno tolti tutti perché sotto il pavimento, diciamo così, sono rimasti. Quindi se c'è una piccola falla sotto il pavimento è ancora gestibile. Il problema è se l'acqua, per cause varie, sale sopra il pavimento. Se sale, bastano 10 cm, sale sopra il pavimento delle macchine, delle automobili, comincia a spostare con il rullio, che si accentua ogni volta di più, fino a capovolgersi. E nel roll-on e roll-off, il dispositivo per abbassare e alzare queste passerelle con la quale entra la macchina a bordo è importante, perché altrimenti... Ora, uno dei naufragi di cui racconto nel libro, di cui che il titolo non dà giustizia, perché lui parla, dice, dal Titanic all'Andrea Doria, in realtà molte cose importanti sono successe dopo. Durante una navigazione, tra l'Estonia appunto, hanno inteso dei colpi molto grossi, però da come è fatta, da prua non si vede, da sotto non si vede, non hanno capito cos'era. Fatto sta questa specie di celata sulla prua. Sulla poppa c'è il portellone che chiude la poppa e fa da passerella per salire. Sulla prua invece c'è proprio la prua con il naso, che è come una celata negli elmi antichi, medievali. La celata ha cominciato, evidentemente qualcosa che non andava, ha cominciato a staccarsi e a dare dei colpi. Allora, per un po' è andato avanti così, non hanno capito che cosa fosse. Sono passati 10 minuti. C'erano a bordo 900 persone. E sono morte 850. Quando è successo il guaio all'Andrea Doria, c'è stato un incidente proprio a causa del radar, cosiddetti accidenti radar assistiti, cioè ognuno credeva che fosse dalla parte opposta, c'è stato a bordo.